e come ai tempi di Elia, il fuoco di Dio chiediamo, e come ai giorni di Mosè, giustizia e pace vogliamo, ma siamo in tempi di prova, di guerra, di fame e terrore. Noi siamo la voce che ancora grida, prepara la via del Signor. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà. Lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Come il tuo servo Ezechiele, il soffio di Dio attendiamo. E come re Davide servo tuo, un tempio di lode innalziamo. Ed ora che c'è la raccolta, e i campi son bianchi oramai, noi siamo i tuoi servi. Venite, ritorna il Signor. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà. Lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù è il nostro Signore, 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 Gesù è il nostro Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà. Lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà. Lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Sul monte Sion Gesù ritornerà. Sul monte Sion Gesù ritornerà. Grazie.
vedrà la gloria tua, Signor. Ogni occhio lo vedrà. Ogni occhio lo vedrà. Spirito Santo, la tua volontà faremo, tu l'hai promesso, la tua gloria noi vedremo. La messa è grande, pochi sono gli operai, Signore andrò dove mi manderai, dove mi manderai. Tu stai chiamando questa generazione a te, con il tuo amore e con la tua potenza, la tua gioventù verrà a te. Tu stai chiamando questa generazione a te, la nostra nazione vedrà la gloria tua, Signore. Ogni occhio lo vedrà. Ogni occhio lo vedrà. Mi stai chiamando, mi stai chiamando, mi stai chiamando a te, Signore. Mi stai chiamando, mi stai chiamando, mi stai chiamando a te, Signore. Ci stai chiamando, ci stai chiamando, ci stai chiamando a te, Signore. Ci stai chiamando, ci stai chiamando, ci stai chiamando a te. Tu stai chiamando questa generazione a te, con il tuo amore e con la tua potenza, la tua gioventù verrà a te. Tu stai chiamando questa generazione a te, la nostra nazione vedrà la gloria tua, Signore. Ogni occhio lo vedrà. Ogni occhio lo vedrà. Ogni occhio lo vedrà. Occhio lo vedrà. Ogni occhio lo vedrà. Oh sì, oh, oh. Ogni occhio lo vedrà. Mi stai chiamando, mi stai chiamando, mi stai chiamando a te, Signore. Mi stai chiamando, mi stai chiamando, mi stai chiamando a te, oh Signore. Mi stai chiamando, mi stai chiamando, mi stai chiamando, mi stai chiamando a te, Signore. Mi stai chiamando, mi stai chiamando, mi stai chiamando a te, Signore. Ci stai chiamando, ci stai chiamando, ci stai chiamando a te, Signore. Ci stai chiamando, ci stai chiamando, ci stai chiamando a te. Tu stai chiamando questa generazione a te, con il tuo amore e con la tua potenza, la tua gioventù verrà a te.
te tu stai chiamando questa generazione, a te la nostra nazione vedrà la gloria tua, Signore, ogni occhio lo vedrà. Occhio lo vedrà. Ogni occhio lo vedrà. Per ricercare te, non vogliamo solo cantare, ma vogliamo veramente che la tua pioggia possa scendere qui in mezzo a noi oggi. La rugiada del tuo amor,
guardando le vite del tuo popolo, Signore. Manda la pioggia, la rugiada del tuo amore, rinnova la mia vita, cambiami, Signore. Chiesa, cantiamo insieme: manda la pioggia, Signore, manda la pioggia, la rugiada del tuo amore, riempiendo le vite del tuo popolo, avere questo desiderio, Signore, in questo giorno
Non vogliamo avere fretta, Signore. Siamo qui e ti stiamo aspettando, Dio. Perché tu sei degno, Padre. Perché la nostra lode non si racchiude in mezz'ora. La nostra lode a te, Signore, è tutta la nostra vita, Padre. E vogliamo aprire le nostre labbra, il nostro cuore a te in questo giorno. Vogliamo alzare le nostre mani, Dio. Vogliamo prostrarci davanti alla tua santità. Sei Dio, alleluia.
Grazie Gesù, alleluia. Grazie Gesù, alleluia. Grazie per la tua meravigliosa presenza. Grazie, grazie dal profondo del cuore. Grazie Signore Gesù. Riconosciamo la tua maestà, la tua santità in questo momento. Siamo alla tua dolce e divina presenza. Alleluia, alleluia. Grazie Signore per quello che sei e fai. Grazie per ogni bene, alleluia. Gloria al tuo nome. Alleluia, alleluia. In questo momento meraviglioso vorrei chiamare il pastore Pellerito per guidarci in preghiera al trono della grazia di Dio. Alleluia. Alleluia, meraviglioso Signore Gesù. Signore, riconosciamo ancora in questo giorno la tua onnipotenza. Signore, tu sei meraviglioso ed insieme in questo momento come Chiesa, mentre siamo qui riuniti nel tuo nome, mentre avvertiamo forte la tua presenza nel nostro mezzo, noi insieme vogliamo dirti che tu sei meraviglioso. Tu sei colui che compie meraviglia in mezzo al tuo popolo. Tu sei potente, onnipotente. Signore, tu non sei cambiato ancora oggi. Signore, intervieni, Signore, cambiando situazioni, portando trasformazione nelle vite delle persone che ti ricevono. E noi ti benediciamo, ti innalziamo e ti lodiamo, Signore, perché ancora oggi possiamo fare affidamento sulla tua potenza, Signore. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo insieme. A te diamo tutto l'onore, a te diamo tutta la gloria. È una gioia, Signore, l'essere qui riuniti insieme. Signore, grazie, Signore, perché tu ci stai benedicendo, ma ancora in questo momento, Signore, siamo certi, Signore, che tu hai preparato, Signore, un cibo, hai preparato, Signore, qualcosa di meraviglioso per noi in quest'oggi. Grazie, Signore, perché tu parlerai al nostro cuore. Grazie perché la tua parola, Signore, che avverrà, che sarà esposta, verrà esposta sotto la tua unzione e la guida dello Spirito Santo, produrrà effetti sulla nostra vita e sul nostro cuore. Ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo in anticipo per quello che tu ci darai ancora in quest'oggi. Grazie perché tu non ci deluderai. Grazie perché lasceremo questo luogo, Signore, fortificati, Signore, dalla tua presenza, dalla tua parola e dalla gioia che tu metti nel nostro cuore. Signore, mentre siamo qui riuniti insieme, vogliamo presentare coloro che si trovano nel bisogno e vogliamo presentare coloro che si affidano alle nostre preghiere, come anche per Maurizio, il figlio di Milena. Io non conosco, ma tu conosci. Dovrà essere sottoposto ad un intervento, ma noi insieme in questo momento preghiamo e chiediamo affinché tu intervenga. Signore, facciamo appello alla tua onnipotenza, come abbiamo detto, e al tuo braccio che ancora oggi non si è raccorciato, e tu sei ancora pronto e potente a toccare corpi malati. Signore, tu sei il Dio che ci guarisce. Signore, noi sappiamo che tu sei un grande Dio e che ancora operi, Signore, miracoli nel nostro mezzo. Compi un miracolo in favore di Maurizio. Intervieni potentemente. Anticipa i dottori nel nome di Gesù. Compi un miracolo soprannaturale. Sbalordisci i medici. Cambia il verdetto. Cambia la diagnosi. Noi ti ringraziamo perché tu lo puoi fare. E noi, in accordo alla tua parola, in accordo anche tra di noi, chiediamo guarigione nel nome di Gesù in favore di Maurizio. E grazie perché la tua volontà, Signore, prevarrà sulla vita di Maurizio. Grazie, Signore, benedici ognuno di noi.
Signore, che noi siamo qui presenti. Ti preghiamo, io non so se ci sono persone presenti, nuove, per la prima volta. Signore, in questo giorno chiediamo affinché Tu salvi, guarisci e battezzi nel nome di Gesù. Signore, vogliamo aprire il nostro cuore alla Tua presenza e a tutto quello che Tu hai preparato per noi in quest'oggi e anche all'opera dello Spirito Santo. E in anticipo, insieme, diamo a Te tutto l'onore e tutta la gloria, da ora e per sempre in eterno. Amen. Amen, amen. Alleluia, grazie Signore. Amen, accomodatevi, alleluia. È meraviglioso stare alla presenza di Dio, godere la presenza dello Spirito Santo in mezzo al suo popolo, e credo che in questo momento non ci sia posto migliore se non quello di stare alla presenza di Dio. Sapete, ci sono, intanto vorrei chiamare i fratelli preposti per l'offerta. Ci sono momenti nella storia in cui si aspettano con ansietà, ma il vero credente deve attendere con l'ansietà spirituale desiderosa di stare alla presenza di Dio, godere la presenza di Dio, avere comunione con Dio e soprattutto essere testimoni. Il tema che è stato affrontato ieri mattina dal fratello Campo, Emanuele Campo, essere testimoni. Abbiamo scoperto cose nuove? No, penso di no. La Bibbia non cambia, è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e la Bibbia dice che cielo e terra passeranno, ma la parola del Signore durerà in eterno. Perciò voglio incoraggiare a coloro che non erano presenti, ed eravate in tanti, a prendere il CD dello studio, essere testimoni, per avere ancora uno studio maggiore, di avere conoscenza della parola di Dio, affinché possiamo testimoniare e attraverso di noi trasparire la presenza ed il profumo di Gesù. Che la gente, quando ha un contatto con il figliolo o la figliola di Dio, possa essere riempito del profumo della presenza di Gesù. Amen. E vogliamo fare un grosso applauso alla presenza dello Spirito Santo. Alleluia. È meraviglioso. Meraviglioso. Alleluia. Fratello Angelo, vuoi guidarci in preghiera? Signore, c'è solo una cosa da dire. Ti ringrazio per tutto quello che ci dai e ci fai, Signore. Grazie, come Ezechiele, è lunga la mia vita, Signore. Redici questa offerta, Signore, per il tuo avanzamento. Amen. Amen. Angelo?
Lui è il nostro re. E poi guarda intorno a te, il suo braccio potente, l'Eterno ha fatto meraviglie, è Lui che ci sostiene, ancora oggi opera col suo braccio potente, col suo braccio potente, col suo braccio potente. Alleluia. Pastore Piccolo. Alleluia. Gloria al Signore, siamo felici di trovarci qui questa terza domenica di gennaio. Siamo in pieno inverno, si sente, vero? Comunque ci rallegriamo che abbiamo un clima forse migliore di quello del sud, ha nevicato giù. Non possiamo assolutamente controllare più le stagioni, i tempi, vero? Comunque siamo felici di trovarci insieme nella presenza del Signore. E siamo felici di avere con noi, per la prima volta credo, il pastore Domenico Modugno, non quello che cantava Volare. Lui ci farà volare, ma nelle sfere celesti, attraverso la predicazione della parola di Dio. Lo stesso nome. Chi è più importante dei due? Non voglio pronunciarmi, ma ringrazio Dio di aver conosciuto già da tempo, pastore Modugno, di Modugno, provincia di Bari, è un pugliese puro sangue. E ringraziamo il Signore, abbiamo diversi pugliesi nella nostra comunità, valide le menti, la Puglia ha dato dei buoni credenti e noi ringraziamo il Dio per quello che il Signore sta facendo, nonostante la corona unita lì, l'andrangheta pugliese, ci sono dei bravi credenti e delle belle chiese. Io non ho mai visitato Modugno, ma ho visto la bella comunità che cura il pastore Domenico. Oggi abbiamo la gioia di avere non solo lui, ma anche la moglie. Non ho chiesto il nome, comunque vorrei invitare la sorella Modugno a venire avanti a darci un saluto e vogliamo accoglierla con un buon applauso. Amen. Vieni davanti. Amen. Dacci pure un saluto. Dio vi benedica, pace a tutti. Io ringrazio il Signore per questa gioia e questo onore anche che mi dà di essere qui nella sua presenza insieme a voi. E per me è sempre una gioia stare con i figli di Dio, perché siamo un grande popolo sparso dappertutto e dovunque ci muoviamo davvero sentiamo la stessa comunione e questo può venire solo dal Signore. Io lo ringrazio perché Lui ha fatto davvero tanto nella mia vita. Posso dire che in tanti anni di conversione lui è fedele. Lo ringrazio perché sono nata in una famiglia di credenti e i miei genitori dico sempre che la cosa più bella che mi hanno lasciato è l'eredità celeste, perché il loro esempio di fede così semplice, così genuino mi ha portata al Signore. E il loro esempio di preghiera, di fede sincera mi ha conquistata e io all'età dell'adolescenza ho fatto una scelta per il Signore. E posso dire dopo tanti anni di non essermene mai pentita, perché davvero Dio riesce ad appagare ogni sfera della nostra vita. Io lo ringrazio perché ha fatto meraviglie nella mia vita. Posso dire che davvero Lui ha fatto cose grandi per noi e siamo nella gioia. Non perché sia andato sempre tutto bene, assolutamente. Anzi, eravamo due ragazzi quando abbiamo deciso, io e mio marito, di servire il Signore. E l'avversario si è scagliato in tutti i modi, abbiamo due bambini, avevamo avuto presto due bambine, una dopo l'altra, e abbiamo avuto tante prove. Davvero l'avversario ha provato a portarcele via, e tante situazioni, ma posso dirvi che Dio è stato alla nostra vittoria sempre. Davvero Dio è fedele,
Vi racconto una piccola porzione. Prego. Di quello che Dio ha fatto per me 10 anni fa. Nel novembre del 2006 sono andata in ospedale per fare un day hospital, un semplice day hospital, ma sono dovuta restare lì perché per un banale problema di lacrimazione al mio occhio destro sono uscita con la diagnosi di cancro. Questo ha destabilizzato la mia vita, la mia famiglia. Avevamo allora 2 ragazze adolescenti, avevamo preso da poco i miei genitori con noi anziani e davvero io non capivo perché accadesse tutto questo. Oltretutto, meno di un anno prima avevo perso mia cognata della stessa età, di leucemia, e a un certo punto ho detto: Signore, cosa succede? Le notizie erano peggiori, un giorno dopo l'altro. E un giorno un medico mi ha detto: Signora, si faccia coraggio, dobbiamo intervenire. Dovevamo fare un intervento demolitivo, dovevano provare a togliermi questo tumore maligno, altrimenti mi avrebbero asportato anche il globo oculare. Ma Dio è stato fedele anche in questo. Io lo ringrazio perché in un momento ho realizzato che Dio era presente e onnipotente nella mia vita. Io una sera ho gridato al Signore, ho detto: Signore, io sono pronta, se Tu mi vuoi con Te io vengo, ma Tu conosci tutto della mia vita, davvero scrivi le pagine della mia vita, sii Tu a farlo. E io lo ringrazio perché Lui ha messo fede nel mio cuore, è nata una fede ma così forte, così determinata, che io sapevo che Dio avrebbe fatto qualcosa, non sapevo cosa, non sapevo in che modo, ma avevo la certezza che Dio avrebbe operato anche questa volta nella mia vita. E io lo ringrazio perché Lui è fedele, perché 2 giorni prima dell'intervento, in un modo straordinario, non sto qui a dirvi i dettagli, però ci siamo ritrovati con un numero di cellulare di un professore che avevamo tanto rincorso e dovevamo fare delle scelte veloci, io e mio marito, e io ho detto a mio marito: prendiamo da parte di Dio quello che ci dirà quest'uomo, non lo conosciamo, ma preghiamo il Signore che lo guidi. E lui effettivamente ha detto a mio marito: non la faccia toccare, non deve operarsi. Quindi io ho dato le mie dimissioni con lo stupore di tutti i medici, perché ero diventato un caso al Policlinico di Bari, e siamo andati a Siena. Quella notte e tutta la mattina la Chiesa ha pregato per me, anche tante chiese in Italia, e io ho sentito tutte quelle preghiere, le ho sentite sulla mia vita in un modo meraviglioso. Era come se quel problema non mi appartenesse, e Dio ha messo veramente leggerezza nella mia anima. E siamo andati lì per una mattinata intera, mi hanno visitata e alla fine mi sono sentita dire: Signora, lei non ha un cancro, non ha un tumore maligno, c'era qualcosa che le ha staccato la retina nell'occhio, ma adesso non c'è più niente. E davvero io ho potuto glorificare il nostro Dio meraviglioso, perché soltanto Lui sa fare queste cose. Mi hanno richiamata più volte perché non credevano, insomma, a questo evento, ma io sono ritornata con tutti gli esami che avevo fatto lì a Bari, loro hanno confrontato e hanno detto: qui c'era e qui non c'è più. E io davvero lodo, benedico il Signore, però voglio dire, come dico sempre, questo per me non è stato il miracolo più grande. Il miracolo più grande è quello della pace che Dio mette in queste situazioni terribili. Lui ha messo davvero una pace straordinaria nel mio cuore che soltanto da Dio poteva venire. Lo ringrazio perché Lui ha usato questa circostanza per portare a sé, alla conversione, le nostre 2 figlie allora adolescenti. E davvero loro hanno gridato con tutto il cuore al Signore, hanno potuto toccare con mano l'opera di Dio, adesso servono il Signore, e davvero posso dire che tutto coopera bene per coloro che amano Dio. Vi incoraggio a servire il Signore senza riserve, fidiamoci di Lui, perché davvero se lasciamo la nostra vita nelle Sue mani, Lui ha soltanto il meglio per noi. Dio vi benedica. Amen. Grazie. Alleluia. Non posso fare a meno di commuovermi nel sentire testimonianze vive di quello che Dio è capace di fare. Le testimonianze ci incoraggiano. Un vecchio canto dice: quello che Dio ha fatto per altri può fare anche per te. Non è segreto quel che Dio può fare. Abbiamo bisogno di maggior fede. Abbiamo sentito qualche giorno fa
la testimonianza data dal pastore Vito Nuzzo, che abbiamo visto su YouTube e l'abbiamo trasmessa qui un venerdì di preghiera, la testimonianza della sorella Modugno si ricollega a quella. Sembrava assurda la situazione, terribile, ma il Signore è intervenuto. Noi abbiamo avuto al nostro convegno l'anno scorso il pastore Vito Nuzzo in rappresentanza della delegazione delle Assemblee di Dio, al nostro convegno Elim, e nonostante i problemi che ha, perché, come ho già detto, mi ha confidato lui stesso, gli hanno asportato i due reni e un giorno no deve fare la dialisi, e comunque non è per nulla impedito dallo svolgere il ministero pastorale, ed è tanto di grande incoraggiamento e benedizione. È un fratello che conosco da 50 anni o più e ringrazio Dio perché il Signore ci incoraggia a confidare in Lui per qualunque problema. Non è segreto quel che Dio può fare. Quello che ha fatto per altri può farlo anche per te. È vero che spesso abbiamo bisogno di rivolgerci al Signore in preghiera per essere sostenuti, guariti, certamente. Non abbiamo una garanzia. Ringrazio Dio per il servizio sanitario che abbiamo in Italia. Possiamo avere assistenza sanitaria, ma grazie a Dio per il servizio sanitario celeste. Egli è sempre pronto a intervenire e a rispondere. E io ringrazio Dio per questa bella testimonianza. E quello che succede nelle nostre chiese, in fondo, no? Il Signore non fa riguardo alla qualità delle persone, non fa preferenze. Chi si apre davanti a Lui merita di avere la risposta. Non merita perché ha meriti personali, ha diritto ad avere la risposta. Amen. Io so che hanno avuto due bellissime riunioni, sia ieri allo studio biblico, e stamattina, e noi ci aspettiamo di averlo anche qua, il terzo. Spero che il fratello Modugno non sia stancato troppo e che abbia energia a sufficienza per trasmetterci il consiglio della parola di Dio per noi, secondo i bisogni. Io sono un pastore, so che significa andare in giro a predicare e uno cerca di fare del meglio, ma non è tanto lo schema che abbiamo predisposto quanto il bisogno delle persone a cui dobbiamo parlare. A volte il Signore ci guida in questo, no? E io sono convinto che il Signore abbia già predisposto qualcosa per noi. Per cui noi ringraziamo Dio per il fratello Pellerito che ci ha concesso di avere la visita del fratello Modugno tra noi. E volevo invitarlo a dire due parole, ma visto che è già pregato facciamo meno per guadagnare tempo. E c'è la sua bella moglie Anna, che è stata membro insieme al marito d'altra parte qui nella nostra chiesa. Noi ci rallegriamo di sapere che stanno curando la chiesa di Sesto San Giovanni. Il Signore l'ha benedetti grandemente e siamo felici di questo e ringraziamo Dio. L'occasione sono venute anche due membri della chiesa di Sesto San Giovanni, Flori, il mio tecnico del computer, con la sua bella moglie messinese. Ho imparato a conoscerli quando Pastore Pellerito teneva i campeggi in provincia di Aosta. Mi ha fatto veramente piacere di averlo, anche perché ho un problema tecnico e potrà risolverlo. Grazie Flori, gloria a Dio. Allora, vogliamo predisporci a ascoltare il messaggio della parola di Dio, e voi conoscerete questo
fratello Domenico Modugno, no, non lo dimenticherete perché c'è un nome famoso, un cantante, è vero, che non c'è più sulla terra, ma mi piaceva sentirlo cantare, il pesce spada, vi ricordate, volare, era una persona molto simpatica, ma non come il nostro pastore Domenico Modugno. Vogliamo accoglierlo con un applauso, fratello Domenico. Vieni, vieni avanti, ti do il microfono. Togliamo. Grazie. Solo a Dio sia la gloria. È bello stare con voi ed è bello stare con voi alla presenza di Dio. Possiamo dire che Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Dio ha fatto cose grandi per me, ha fatto cose grandi nella mia casa, nella mia famiglia, avete ascoltato mia moglie, ha manifestato tante volte la sua gloria, ha mostrato la sua onnipotenza, ma noi lo amiamo non soltanto per quello che egli fa, ma lo amiamo per quello che egli è. Abbiamo imparato a dire come i tre amici di Daniele nella fornace ardente, Sadrach, Mesach, Abednego, minacciati. Il re poté dire a questi tre giovani: se al suono degli strumenti non vi piegherete di fronte a questa statua che era stata eretta nella valle di Duna, io vi getterò nella fornace ardente. Poi pose due domande retoriche: quale Dio potrà liberarvi dalle mie mani e dalla fornace ardente? I tre giovani ebbero a dire, e anche noi lo abbiamo detto in tante difficoltà, in tanti momenti della nostra vita: il nostro Dio è potente da liberarci dalle tue mani e dalla fornace ardente, ma anche se non dovesse accadere, noi continueremo a servire il Signore. Dio mi dà grazia di curare una chiesa soltanto 2-3 chilometri da Bari. E la chiesa si chiama, il paese si chiama appunto Modugno, siamo lì da 24 anni, abbiamo anche lì visto la gloria del Signore, abbiamo visto il frutto delle fatiche di Cristo Gesù, la chiesa grazie a Dio è cresciuta e con esse anche le missioni, abbiamo anche altre 7 missioni che orbitano attorno alla chiesa di Modugno e anche in questo vediamo davvero la gloria di Dio e ci ricordiamo che la Chiesa non appartiene agli uomini, anche se la identifichiamo, la Chiesa del fratello Modugno, in realtà la Chiesa appartiene a Cristo Gesù, il Signore. Ringrazio il vostro pastore, è bello vedere anche sua moglie, li ringrazio per l'invito, unitamente al Consiglio di Chiesa e ai fratelli anziani, che hanno desiderato che io visitassi la vostra comunità, per me è un onore e una gioia. Domani mattina ripartiamo per Bari alle 10:30, se Dio vuole atterreremo all'aeroporto di Bari, già ho una giornata piena, ma prendo col vostro consenso i vostri saluti. Domani potrò parteciparli ai credenti che Dio mi dà grazia di curare. Ringrazio anche il fratello Samuele e anche sua moglie per l'ospitalità e anche per avermi accompagnato qui nella vostra bella comunità. Bene, vogliamo leggere alcuni versi nel secondo libro dei Re. Vi invito ad alzarvi e aprire con me le Bibbie, secondo libro dei Re, capitolo 6. Leggiamo soltanto pochi versi. Secondo libro dei Re, capitolo 6. Poi pregheremo il Signore. Secondo libro dei Re, capitolo 6. Leggiamo dal versetto 14 al 17 compreso. Possiamo dare gloria a Dio. Ascoltiamo questo passaggio molto bello e anche molto avvincente. Il re, si tratta del re della Siria, il re vi mandò cavalli, carri e numerosi soldati, i quali giunsero di notte e circondarono la città. Il servo dell'uomo di Dio, vale a dire Eliseo, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide un grande numero di soldati con cavalli e carri che accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: «Ah, mio signore, come faremo?» Quegli rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Ed Eliseo pregò e disse: «Signore, ti prego, aprigli gli occhi
perché veda. E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide ad un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Preghiamo un attimo il Signore. A te la gloria, a te l'onore, a te l'adorazione, a te il ringraziamento. Signore Dio e Padre nostro, vogliamo ringraziarti, vogliamo farlo dalla profondità del nostro cuore, perché un giorno ti sei rivelato nella nostra vita. Il tuo Santo Spirito ci ha convinto di peccato, di giustizia e di giudizio. Ti ringraziamo perché da quel momento siamo nati di nuovo, da quel momento abbiamo cominciato una vita nuova, un cammino nuovo e siamo qui, guardandoci indietro e considerando le opere grandi e potenti che abbiamo realizzato in prima persona. Non possiamo parlare di noi, ma di te, della tua grandezza, della tua onnipotenza e della tua gloria. Grazie per come ci hai sostenuto fino ad oggi. Grazie perché alla fine di questa giornata siamo nella tua casa. Noi crediamo che sei in mezzo a noi. Unitamente alla tua presenza abbiamo la certezza che ci sarà la tua benedizione, un'abbondante benedizione. Perciò ti prego, Signore, che la tua unzione possa essere sulla mia vita, sulla vita dei miei fratelli e delle mie sorelle. Apri cieli sopra di noi. Oh, fa che un'abbondante, gloriosa benedizione possa scendere sul tuo popolo, che a te darà e l'onore e la gloria in Cristo Gesù, benedetto in eterno. State pure comodi. Alleluia. Gloria a Dio. Voglio condividere con voi quello che Dio ha messo nel mio cuore, ma voglio cominciare con una notizia che diversi mesi fa è apparsa sui giornali. Riguardava una donna canadese. Questa donna canadese si chiama Katie Bietz, ha 29 anni ed è diventata mamma di un bambino. Suo figlio si chiama Axel. Voi direte, cosa c'è di straordinario in tutto questo? Tante donne nel Canada, ma nel mondo intero, mettono alla luce dei bambini. Beh, questo avvenimento è particolare e anche emozionante se si considera che questa donna, Katie Bietz, all'età di 11 anni, ebbe una malattia a carattere degenerativo che riguardava, mia moglie ha parlato di problemi oculari, riguardava proprio la sua retina, per cui questa malattia, andando avanti, l'ha portata alla cecità completa. In prossimità del parto gli sono stati applicati delle lenti particolari, grazie alle quali è riuscita a vedere per la prima volta il volto del bambino che aveva messo alla luce. Per la prima volta ha visto il volto di suo marito. È toccante la sua testimonianza, perché dirà che il mento del suo bambino era identico a quello di suo marito. Quello che non riusciva a vedere questa donna fino a quel momento, da quel momento in poi, grazie a queste lenti particolari, è riuscita a vedere. Bene, il tema della predicazione di stasera è proprio questo: quello che non riesci a vedere, quello che tu non vedi. Vorrei che tu memorizzassi il tema della predica di stasera: quello che tu non vedi. Perché abbiamo letto intorno ad un servo, il servo di Eliseo, che non riesce a vedere, un po' come questa donna. Non riesce a vedere quello che Dio ha preparato per Eliseo, ma anche per la sua vita. Facciamo un breve excursus dell'avvenimento biblico. I Siri cercano di entrare in Israele, ma Eliseo informa il re di Israele e si esprime in questo modo: guarda di non trascurare per quel luogo, perché i Siri cercheranno di entrare in Israele. E così quella parte geografica indicata da Eliseo fu rinforzata. Di nuovo ci fu un consiglio di guerra, i Siri decisero di penetrare in Israele da un'altra parte, ma prima che questo avvenisse Eliseo disse al re di Israele: guarda di non trascurare quel luogo. E la scrittura dice, si esprime proprio in questo modo: ciò non avvenne una o due volte, ma più volte. Tant'è che il re della Siria pensò che fra loro c'era qualcuno che riferiva al re di Israele quello che accadeva. Ma un servo poté dire al re: o re, c'è un uomo in Israele che riesce a riferire anche quello che tu dici nella tua stanza, nella tua camera. E il re disse ai suoi soldati: andate a prenderlo. Per questa ragione la casa di Eliseo fu circondata, erano andati lì per prendere Eliseo. Ma abbiamo letto che quella mattina
Una mattina come tante, il servo uscì e vide numerosi carri e cavalieri. Rientrò e si espresse in questo modo: ah, mio signore, come faremo? Ed Eliseo lo incoraggiò. La prima parola che gli disse è: non temere. Poi aggiunse: quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono contro di noi. E poi pregò: signore, apri i suoi occhi. E dopo questa breve preghiera il servo uscì di nuovo di casa. I siri erano ancora lì, la casa era ancora circondata. Ma poi alzò gli occhi, quello che tu non vedi. Alzò gli occhi e vide, come abbiamo letto, i carri e i cavalli di fuoco. Quelli che erano con loro erano più numerosi e più forti di quelli che erano contro di loro. Fratelli e sorelle, stasera possiamo dare gloria a Dio, perché Lui è dalla nostra parte. Lui è il più forte, quello che tu non vedi. Beh, io voglio fare tre considerazioni, perché forse è un periodo nel quale non riesci a vedere l'opera di Dio nei vari accadimenti della tua vita. Forse ti stai domandando: perché, Signore? Perché mi sta accadendo questo? Per quale ragione? Per quale motivo? Io non vedo la tua opera, io non vedo come dietro questa situazione può esserci un piano, come dietro questa situazione può esserci la tua gloria. Non so come potrai cambiare il male in bene. Io voglio incoraggiarti stasera da parte di Dio e dirti che l'Eterno è potente in un attimo a cambiare ogni situazione. Dio può farlo stasera anche nella tua vita. Quello che non vedi, alla fine di questo culto tu lo vedrai. Che bella preghiera fa Eliseo. Apri i suoi occhi. Voglio dirti che Eliseo è una bella figura di Gesù. E Gesù è l'intercessore per antonomasia. Egli sta pregando affinché i tuoi occhi si possano aprire. E i tuoi occhi alla fine di questo culto si apriranno e tu vedrai la gloria di Dio nella tua vita. Cos'è che non vedeva il servo? Consideriamo insieme tre aspetti. La prima cosa che il servo non vedeva era l'aiuto di Dio. Quello che non vedeva erano i carri e i cavalli di fuoco. Notate, a parte il fatto che il verbo vedere in questo racconto compare tre volte, ma notate insieme a me, vide che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Notate una seconda cosa, il servo disse a Eliseo: ah, mio signore, come faremo? Come faremo? Vedeva gli schieramenti del nemico e arrivava alla seguente conclusione: non ce la faremo. Il servo sta dicendo proprio questo: non ce la faremo. Quella domanda, ah, come faremo, vuol dire né più né meno: non ce la faremo, non c'è più niente da fare, siamo circondati, sono più numerosi, sono più forti, noi siamo soltanto due, non ce la faremo. Non vedeva l'aiuto di Dio. Quante volte come pastore ho sentito credenti esprimersi nello stesso modo. Quante volte ho sentito a volte credenti dire: oh, il Signore mi ha dimenticato, il Signore non si cura più di me, il Signore non è interessato alla mia vita. Oh, quante volte anche tu forse hai detto la stessa cosa, forse come Abacuc, che era il profeta dei perché, stai continuando a dire perché, 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 perché. Voglio dirti stasera che dietro le nuvole nere il sole continua a splendere, e quando le nuvole passeranno tu vedrai il sole della giustizia. Anch'io tante volte mi sono chiesto, quando c'è stata questa terribile diagnosi, perché? Perché, Signore? Pensate che il diavolo mi aveva messo un cattivo pensiero di un peccato forse che dovevo andare a scovare nella mia vita? Forse era quella la causa della malattia di mia moglie. Pensate come il nemico, il diavolo, cerca di entrare nella nostra mente, cerca di influenzare la nostra vita. Mi sono chiesto tante volte perché, perché, ora so perché, ora so perché. Perché attraverso quell'esperienza le mie figlie hanno potuto accettare Gesù nella loro vita come personale salvatore. Io so perché ora, io so perché è successo tutto questo. Forse ti stai domandando perché. La Bibbia dice, e anche un canto ce lo insegna, ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuore dell'uomo, sono quelle le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Io credo alla parola del Signore. Non vedeva l'aiuto di Dio. Ci sono momenti nella nostra vita che non vediamo l'aiuto di Dio. Penso a Gedeone, mentre trebbiava il grano e lo nascondeva per paura dei madianiti, ecco l'angelo dell'Eterno che gli appare.
L'angelo dell'Eterno è una teofania, c'è cioè un'apparizione di Cristo nell'Antico Testamento. Il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Sentite le parole di Gedeone. Se il Signore è con noi, perché ci sono accadute tutte queste cose? Dove sono le meraviglie che i nostri padri ci hanno raccontato? Ma ora il Signore ci ha lasciato. Ciò che non vedeva Gedeone era l'aiuto di Dio. A volte capita anche nella nostra vita. Un po' come Elia, che si gettò sotto una ginestra ed espresse, pensateci un attimo, come doveva essere scoraggiato, espresse il desiderio di morire. Io non valgo più dei miei padri, riprenditi la mia vita. Ma poi è bello quello che accade. Sempre l'angelo dell'Eterno lo toccò e gli disse: Elia, alzati, mangia, bevi, perché il cammino che devi fare è lungo. Elia mangiò, beve, e come succede a volte nella nostra vita, di nuovo si addormentò. No, non c'è niente da fare, di nuovo si addormentò. Ma mi piace quello che dice la scrittura, è l'aiuto di Dio. Mi piace quello che dice la scrittura. E si legge come accade al cieco. È la stessa frase, è la stessa espressione che compare nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Di nuovo l'angelo lo toccò. Di nuovo l'angelo toccò Elia. Di nuovo Gesù toccò il cieco che ci vedeva chiaramente. Era un doppio tocco. Ecco, io voglio pregare stasera e dire a chi non vede l'aiuto di Dio, voglio pregare e dire: Gesù, tocca la nostra vita, perché il tocco di Gesù è risolutivo, il tocco di Gesù è miracoloso. Forse è un periodo nel quale non vedi l'aiuto di Dio. C'è stato un altro momento nella nostra vita. Sapete, quando uno è preparato, quando uno si aspetta che una situazione può degenerare o può peggiorare, è preparato psicologicamente, è preparato spiritualmente, ha lo scudo alzato. Ma quando le cose accadono all'improvviso, quando una mattina tu ti svegli, svegli le tue bambine di 4-5 anni, gli fai fare colazione, gli metti il grembiule per andare all'asilo, e prima di uscire, come fanno tutte le mamme, quel giorno toccava a me accompagnarli all'asilo, mia moglie baciò prima Tabita e Gloria, e poi Gloria. Fra Tabita e Gloria, le mie due figlie, ci sono soltanto 13 mesi di sofferenza, di differenza. No, perché è un momento di sofferenza, era già la parola davanti. E come ha baciato Tabita, si è resa conto che aveva la febbre. Per cui gli ho detto: lasciamo la bambina a casa, accompagno Gloria all'asilo. Una febbre di 7 giorni, una febbre che non andava via, prima con gli antibiotici e poi col cortisone. Il nostro pediatra era il miglior pediatra dell'ospedale pediatrico di Bari, dove io lavoravo, e quando l'abbiamo chiamato a casa, perché ho notato un'insufficienza respiratoria, appena entrato, vedendola da lontano, ha chiamato già il pronto soccorso di Bari. Abbiamo ricoverato Tabita, gli abbiamo lasciato Gloria a casa, e poi il giorno dopo tutti e due erano in ospedale. Una forma di parvovirus B19 è un virus che si lega al midollo spinale, impedendogli di produrre globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. E noi ci siamo trovati con le nostre due figlie che ogni un giorno sì e un giorno no facevano trasfusioni di sangue. Pensate perciò la sofferenza. Pensate come abbiamo vissuto quel periodo. Poi un giorno è venuto un medico, secondo me l'aveva mandato il diavolo direttamente dall'inferno, perché mi ha detto: Mimmo, riorganizzati la vita, perché le tue figlie faranno trasfusioni per sempre. Pensate un po'. L'aiuto. Dov'è l'aiuto? Io ringrazio Dio, spero che ogni marito lo possa fare. Ringrazio Dio per la moglie che ha messo al mio fianco, perché con una forza straordinaria ha letto alle mie figlie il Salmo 121. Io alzo gli occhi verso i monti e l'aiuto, per vedere da dove verrà il mio aiuto. Possiamo dire stasera che il nostro aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchia e non dorme. E poi è bello come termina questo salmo. Egli proteggerà il tuo uscire e il tuo entrare da ora
in eterno. So che le chiamano coincidenze, le persone dicono che sono coincidenze, noi invece crediamo che Dio può ogni cosa, perché dopo la lettura di quel salmo, dopo una piccola preghiera, è entrato l'infermiere, ha fatto il prelievo, abbiamo avuto la risposta dell'emocromo, c'erano i primi globuli rossi nuovi, a testimonianza che il midollo era tornato a produrre globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, e dopo neanche 2 giorni noi eravamo a casa e potevamo dire: Dio, tu sei il nostro aiuto. So che tu non vedi forse in questo periodo l'aiuto del Signore, ma l'aiuto c'è. Forse anche tu ti trovi esattamente come il servo di Eliseo. Forse puoi pensare: Dio mi ha lasciato. Ma Dio dice nella sua parola: può una madre abbandonare il frutto delle sue viscere? Anche se una madre abbandonasse il suo figliuolo, io non ti abbandonerò, dice il Signore. Io ci credo, spero ancora voi, fratelli e sorelle. Dio è interessato a te. Sapete, abbiamo una peculiarità, una caratteristica che è presente anche nel servo di Eliseo. Perché cosa aveva visto fino ad allora il servo di Eliseo? Il servo di Eliseo aveva visto tanti miracoli. Aveva visto, per esempio, mentre i discepoli costruivano una nuova casa, avevano visto il ferro dell'ascia che era caduto nel Giordano. E aveva potuto constatare come Eliseo aveva gettato un pezzo di legno e il pezzo di legno, contravvenendo alle leggi della fisica, era andato in profondità e il pezzo di ferro era venuto a galla ed era stato raccolto. Cosa aveva visto il servo di Eliseo? Aveva visto, per esempio, il Naaman, il Siro, questo generale che era ammalato di lebbra e che fu guarito, perché Eliseo gli disse, mandandogli un altro servo: gettati 7 volte nel Giordano e quando ne uscirai la tua pelle sarà come quella di un bambino. E fece così Naaman, anche se inizialmente non lo voleva fare, perché secondo lui Labana e il Parpar erano migliori del Giordano. Cosa aveva visto il servo di Eliseo? Aveva visto tanti altri miracoli, la moltiplicazione dei pani per 100 persone, aveva visto una minestra nella quale gli stessi discepoli dissero: c'è la morte, perché avevano raccolto delle radici velenose, ma Eliseo aveva messo in quella pentola dove c'era la morte della farina e quel cibo era diventato commestibile per i presenti. Questo e altro aveva visto il servo di Eliseo, ma adesso dice: non c'è più niente da fare, siamo circondati dai siri. A volte questo capita anche nella nostra vita. Dimentichiamo quello che Dio ha fatto per noi. Voglio dirti stasera che Dio non ha fatto molto per noi. Dio non ha fatto tanto per noi. Dio ha fatto tutto per noi. Egli è il tuo aiuto. Dio è il tuo aiuto. Anche se non lo vedi, anche se forse stai vivendo la stessa esperienza del servo di Eliseo, voglio dirti che Dio è il tuo aiuto. La prima frase che gli dice Eliseo al servo e la prima frase che lo Spirito Santo dice stasera al tuo cuore è: non temere. Non temere, non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che solo con loro. Era l'aiuto di Dio e pregò: Signore, apri i suoi occhi affinché veda il tuo aiuto. Io stasera voglio pregare nello stesso modo e dire: Signore, apri i nostri occhi. Non soltanto non vedeva l'aiuto di Dio, ma c'era una seconda cosa che il servo non vedeva: la soluzione di Dio. Non vedeva i cavalli di fuoco, non vedeva i carri di fuoco, vedeva soltanto i siri. Vide un gran numero di soldati con cavalli e carri che accerchiava la città. Notate una seconda cosa: il servo disse all'uomo di Dio: ah, come faremo? Vedeva lo schieramento del nemico e arrivava alla conclusione: non ce la faremo. Non vedeva la soluzione di Dio. Non ce la faremo. Non vedeva la soluzione di Dio. Eppure la soluzione ai problemi era Dio. E la soluzione ai nostri problemi è Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Raccontavo ieri, ma in privato, non durante lo studio, neanche stamattina, a quelli che sono gli interventi di Dio, le soluzioni di Dio. Diversi anni fa, un giovane della nostra comunità, tornando a casa in bici, era estate, vide un gruppo di ragazze nigeriane, comprendete il motivo, perché erano sul ciglio di una strada, e passando con la bici e rivolgendosi a loro,
sentì di usare questa frase: God bless you, Dio vi benedica. E dopo averle superate, sentì alle sue spalle un sonoro Amen, al che si fermò, tornò indietro, meno male che nessuno l'ha visto, e disse in inglese: cosa posso fare per te? E questa ragazza nigeriana, il suo nome è Cinzia, disse: ho fame. Si rimise in bici, andò a casa, fece dei panini e poi, insieme alla sua mamma e alla sua fidanzata, andarono a trovare di nuovo Cinzia. Gli portarono i panini e Cinzia si espresse in questo modo: io non ho fame, ho soltanto tanta paura, portatemi via da questo posto. La portarono a casa e Cinzia raccontò la sua esperienza. Cinzia è una bella ragazza, 19 anni. Viveva in una delle zone più povere della Nigeria, niente elettricità, niente acqua potabile. Poi un giorno qualcuno si è presentato al suo accampamento, non possiamo definirlo diversamente, proponendogli un lavoro come colf in Italia. Lei era una credente pentecostale, battezzata nello Spirito Santo, e lì dove viveva aveva anche una classe di scuola domenicale. E pensò: io posso aiutare i miei genitori. E accettò l'offerta, però gli dissero: devi mandare del denaro, ciò che guadagni non verrà tutto a te, una parte verrà a noi per 10 anni. Dopo di ciò sei libera. Se questo non dovesse accadere, i tuoi genitori porteranno le conseguenze. Cinzia accettò, si ritrovò in un attimo con gli abiti occidentali, arrivò a Roma, da Roma a Bari, e quando arrivò a Bari non c'era nessun lavoro come colf, gli strapparono il passaporto e la misero al ciglio di una strada. E quel pomeriggio lei citava continuamente il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. E quando stava citando per l'ennesima volta il Salmo 23, si fermò proprio a questa porzione del Salmo 23: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male perché tu sei con me. E a un certo punto sentì una voce: Dio ti benedica. E distinto rispose: Amen. E poi mi chiamarono, questa coppia che l'aveva in casa mi chiamò e mi disse: pastore, abbiamo questa situazione, come possiamo gestirla? A Bari c'è la mafia albanese che è molto crudele, avrete letto sicuramente degli avvenimenti intorno a ciò. Non vi nascondo alcune mie titubanze. Lei è venuta al culto, ogni domenica era presente al culto, anche in settimana. Avevo un mixerista allora, si chiamava Tony. Gli dissi a Tony: Tony, ascoltami, ogni volta che entra una persona nuova, con una scusa portagli l'innario e senti se il suo accento è italiano o è albanese. Se è albanese, fammi così, e ho capito che per me è finita. Grazie a Dio tutto questo non è accaduto. Ho chiamato un'associazione, li ho incontrati in chiesa e mi hanno detto: pastore, noi ci prendiamo cura di questa ragazza, di Cinzia, a patto che Cinzia denunci i suoi aguzzini. E Cinzia mi ha detto: pastore, io questo non lo farò mai, io voglio tutelare i miei genitori, io non voglio fare questo, l'unica cosa che ti chiedo, non farmi ritornare sulla strada. E una notte, mentre non riuscivo a dormire, credo che il Signore mi abbia illuminato, ho pensato a una coppia di missionari che era in Italia, il fratello Peretti, che tu conoscerai, Terry Peretti. L'ho chiamato e gli ho detto: fratello Peretti, lui è un americano che ha vissuto 25 anni e più a Roma, ho questa situazione. Lui mi ha detto: falla venire a Roma, falla venire a Roma, non ti preoccupare, accompagnala a casa mia. Abbiamo tirato fuori dalla strada tante altre ragazze nella sua stessa condizione. Così di notte siamo partiti per Roma, siamo andati a casa del fratello Terry, abbiamo lasciato Cinzia e di lì a pochi giorni Cinzia ha trovato un lavoro presso una famiglia la cui signora lavorava presso l'ambasciata tedesca, la quale in breve tempo gli ha fatto avere un altro passaporto. Cinzia è stata lì un anno e poi da Roma è andata in Svizzera, ha chiamato i suoi genitori perché aveva trovato un buon lavoro e, frequentando una chiesa, si è innamorata di un giovane, si è sposata con questo giovane è un pastore dal quale ha avuto altri 2 figli. Beh, io voglio dirlo stasera: Dio, tu sei grande, Dio è glorioso.
A volte non vediamo il suo aiuto, a volte non vediamo la soluzione, ma la soluzione c'è. Io voglio vedere, io voglio vedere, io voglio vedere la soluzione di Dio. Non voglio vedere soltanto i siri che circondarono la casa, forse i siri hanno circondato anche casa tua. Io non voglio che siamo come gli struzzi che mettiamo la testa sotto la sabbia. Il problema c'è, ma c'è anche la soluzione, che è Cristo Gesù il benedetto in eterno. Lui è la soluzione per te. Il tema della predicazione è quello che tu non vedi. Forse è un periodo nel quale non vedi l'aiuto di Dio, la soluzione di Dio e termino, la potenza di Dio. Quello che non vedeva il servo di Eliseo era la potenza di Dio, questi carri e questi cavalli di fuoco. Vedeva soltanto i siri, ma non la potenza di Dio. A conclusione di questa predica io ti chiedo, fratello, ti chiedo, sorella, ti chiedo, famiglia, in questo periodo cosa vedi nella tua vita? La forza dell'avversario o la forza di Dio? La forza della difficoltà o la forza di Dio? La forza dei siri o la forza di Dio? Cosa stai vedendo in questo periodo nella tua vita? Mi viene in questo momento davanti la figura di Davide. Davide non era molto considerato nella sua famiglia, era l'ultimo. Quando arrivò Samuele a casa sua per ungere il futuro re di Israele, il padre neanche lo chiamò. Forse per lui, per il padre stesso, per Isaia, era Eliab da ungere, Shammà da ungere, gli altri fratelli, ma non Davide. Davide era poco considerato. Pensate che quando arrivò sul campo di battaglia, presso la valle dei Terebinti, e vide uscire Goliat, che sfidava le schiere dell'Iddio vivente, Davide poté dire: chi è questo incirconciso che osa sfidare le schiere dell'Iddio vivente? E questo fu riportato a Saul. Saul lo fece chiamare, ma anche per Saul Davide non andava bene. Saul, il re Saul, quando vide Davide, disse: tu non puoi andare a combattere con Goliat, che è un campione sin dalla sua giovinezza. Ma Davide vedeva quello che gli altri non vedevano. Davide non si concentrava sul gigante, ed è lo stesso invito che faccio a te. Davide era concentrato su Dio, sulla potenza di Dio, sull'intervento di Dio, sulla soluzione di Dio. Ascoltate quello che disse Davide al re Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre, e quando veniva un leone, un orso, e portava via la pecora, io gli correvo incontro, gli aprivo le fauci, gli tiravo via la preda, e se quello, cioè il leone o l'orso, mi si rivoltava contro, io lo uccidevo. L'Eterno che mi ha liberato dalla zampa dell'orso e del leone mi libererà anche da questo incirconciso. Che fede in Davide! Perché aveva questa fede? Perché egli vedeva la potenza di Dio. E quando si presenta nella valle dei Terebinti, è scritto che Goliat lo vide e lo disprezzò. Come fa il diavolo con noi? Lo disprezzò, dice la scrittura, perché era un giovanetto, lo disprezzò per le sue armi. Gli disse Goliat: solo forse un cane che tu vieni incontro a me con un bastone, con una fionda. Cercò di terrorizzarlo. Gli disse: vieni, io oggi ti darò in pasto agli uccelli del cielo. Ma la voce di Davide non tremò, le sue ginocchia non tremavano. Perché? Perché lui faceva appello all'Eterno degli eserciti. Lui vedeva un esercito, quello che non vedeva il servo di Eliseo. Vedeva una schiera di eserciti celestiali attorno a lui. Tant'è che Davide disse: tu vieni incontro a me con la lancia, col giavellotto, con la spada, io vengo incontro a te nel nome dell'Eterno degli eserciti. Sentite quello che dice Davide: io oggi ti taglierò la testa. Domanda Davide: gli taglierai la testa con che cosa, visto che hai un bastone e una fionda? Io oggi ti taglierò la testa, e tutta questa moltitudine riconoscerà che l'Eterno non ha bisogno né di lancia né di spada per salvare, perché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno. Lo dica pure la Chiesa: in Cristo siamo più che vincitori. Una fionda, una pietra lanciata che colpisce il bersaglio, Goliat cade di faccia a terra. Davide lo raggiunse, sguainò la sua spada e lo finì. Questa è la vittoria, perché Davide non guardava il gigante, Davide guardava all'Eterno, all'Onnipotente, al Signore degli eserciti. La vittoria è nostra nel nome di Gesù.
Satana è sconfitto nel nome di Gesù. Perciò stasera io ti chiedo, che cosa stai vedendo? Quello che tu non vedi è il tema della predicazione di stasera. Quello che tu non vedi. Che i nostri occhi oggi si possano aprire per vedere la potenza del Cristo risorto. Ci sono, e poi pregheremo, ci sono tre avvenimenti nei Vangeli. Il primo è Maria Maddalena, alla tomba. Qualcuno gli appare e lei non lo riconosce. Non riconosce che Gesù è risorto. Lo scambia per l'ortolano. Gli chiede se sa dove hanno nascosto il corpo del suo maestro. Bastò che quel presunto ortolano enunciasse il suo nome, Maria, perché lei riconoscesse il Cristo risorto. I suoi occhi si aprirono. I due sulla via Emmaus, 12 chilometri, un lungo cammino da fare con una persona che loro credono essere un estraneo, uno che non sa nulla di quello che è successo a Gerusalemme, che non sa di tutti gli avvenimenti, un forestiero. E poi strada facendo, questo forestiero fa una sorta di studio biblico. E poi entrano in casa e questo personaggio cerca di andare oltre, magari li saluta e loro gli dicono: no, rimani con noi perché si fa sera e il sole sta per declinare. Entra, prende il pane, lo rompe e i loro occhi si aprono. Si aprono gli occhi di Maria Maddalena, si aprono gli occhi dei due sulla via Emmaus che tornano indietro di 12 chilometri di nuovo a piedi per dire ai discepoli: Gesù è veramente risorto. E poi una pesca infruttuosa. Tornano dopo una notte nella quale Pietro e gli altri non hanno pescato nulla. Qualcuno li attende, forse qualcuno che vuole comprare il pesce, perché chiede ai discepoli: avete del pesce? E Pietro dice: no, gettate le reti. E appena gettano le reti, ecco che si riempiono le reti di 153 grossi pesci. E Giovanni dice a Pietro, gli occhi che si aprono: è il Maestro, è il Signore. E Pietro si cinge, si getta in acqua e raggiunge Gesù. Occhi che si aprono. Forse questo è un periodo nel quale i tuoi occhi sono chiusi. Bene, noi stasera vogliamo pregare e dire: apri i miei occhi, Signore. Aprimi gli occhi del cuore. Voglio vederti. Dio fa una domanda a Geremia e gli chiede: che cosa vedi? Geremia gli risponde: vedo un ramo di mandorlo. E Dio gli dice: hai visto bene. Eliseo disse al servo: non temere. Quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono contro di noi. Poi pregò: Signore, apri i suoi occhi. Egli uscì, i siri erano ancora lì. Alzò lo sguardo ancora più in alto e vide carri e cavalli di fuoco. Quello che non vedeva prima, riuscì a vedere dopo. Io spero che al termine di questa predicazione, forse non vedevi, ma stasera Dio ti ha mostrato la sua gloria. Dio è l'Onnipotente. Chiniamo il capo, preghiamo un attimo il Signore. Alleluia. Voglio pregare per quanti magari stanno vivendo un periodo nel quale non vedono Dio, non vedono l'opera di Dio, non vedono l'intervento di Dio, non vedono la mano di Dio. Io voglio pregare e dire: Spirito Santo, apri i loro occhi affinché vedano. Ci sono momenti nella nostra vita, anche nel mio ministero, ci sono stati momenti nei quali mi sono chiesto perché non vedevo. Momenti nei quali era tutto buio attorno a me, ma lo Spirito Santo mi ha aperto in determinati momenti i miei occhi e io ho visto quello che prima non vedevo. È una bella preghiera che possiamo fare stasera, è una bella preghiera che puoi fare stasera. Signore, apri i miei occhi, lascia che io possa pregare per te. Nella Bibbia è scritto: se due di voi si accordano a chiedere qualcosa al Padre mio, quello il Padre mio concederà loro. Lascia che io possa unirmi alla tua preghiera. Se è un periodo difficile, se hai un gigante di fronte a te, se stai soffermando la tua attenzione solo sul gigante, solo sul problema, bene, Dio stasera vuole aprire i tuoi occhi
affinché tu, come il servo di Eliseo, possa guardare ancora più in alto e possa vedere che quelli che sono con te sono più numerosi di quelli che sono contro di te, perché Gesù è l'unico che ti dà la vittoria in ogni situazione. Voglio pregare, se questa parola ha toccato il tuo cuore, lì dove sei, alzati in piedi, preghiamo insieme il Signore. Mentre ti alzi, di Signore, apri i miei occhi. Mentre ti alzi, di Signore, io ho fiducia in te, non comprendo questa situazione, ma mi fido di te. Mentre ti alzi per fede, proclama la tua vittoria nel nome di Gesù. Dio benedica quanti si stanno alzando, tanti sono in piedi davanti alla presenza di Dio. Coraggio, alzati e proclama la tua vittoria nel nome di Gesù. Alzati affinché Dio possa aprire i tuoi occhi e tu possa vedere, è il suo aiuto, è la sua gloria, è la sua soluzione, è la sua potenza. Egli vuole aprire i tuoi occhi. La maggior parte dei presenti in piedi, io voglio pregare per la vostra vita. Se c'è qualcun altro, alzati, preghiamo insieme, perché c'è potenza nella preghiera, perché Dio è il tuo aiuto. Signore, tu vedi quanti sono in piedi, forse stanno vivendo un momento nel quale anche la loro casa, anche la loro vita è circondata dai siri, vedono soltanto siri, soltanto difficoltà, soltanto problemi. Io ti prego, apri stasera i loro occhi, che possano vedere è il tuo aiuto, è il tuo intervento, è la tua gloria, è la tua soluzione. Ti prego, Signore, che questa parola possa generare in loro la fede e possano lasciare la tua casa dicendo, io so che Dio mi farà vedere la sua gloria. Non comprendo, ma credo. Non capisco, ma so che dietro tutto questo c'è un piano glorioso, un piano meraviglioso, perché Dio me l'ha promesso. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Signore, noi crediamo nella tua parola. Tocca queste anime, tocca questi fratelli, tocca queste sorelle, tocca soprattutto i loro occhi spirituali. Apri i loro occhi affinché vedano la tua gloria. Ti chiedo di benedire ogni famiglia qui rappresentata, ti prego di benedire questa comunità, ti prego di benedire il fratello piccolo insieme a sua moglie, alla sua famiglia, ma benedici ciascuno di noi e fa che possiamo affrontare questa nuova settimana con una convinzione: l'Onnipotente è con noi e ci farà vedere la sua gloria. Ti ringrazio e ti ringraziamo in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Alziamoci tutti in piedi, diamo gloria a Dio, celebriamolo insieme, benediciamolo insieme, glorifichiamolo insieme, perché Lui è in mezzo a noi. Cantiamo quel bel coro, apri i miei occhi.
apri i miei occhi, Signore. Apri i miei occhi, Signore. Voglio vederti. Voglio vederti. Apri i miei occhi. Il mio cuore, Signore, apri il mio cuore, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore. Grazie Signore, grazie per quello che tu sei, grazie perché tu questa sera hai aperto i nostri occhi. Non siamo abbandonati a noi stessi, tu hai promesso di essere con noi tutti i giorni. A volte è buio attorno a noi, non riusciamo a vedere come grazie che tu sei pronto a intervenire. Non bastavano le parole di incoraggiamento di Eliseo. Eliseo avrebbe potuto dire di vedere al di là dell'esercito nemico gli angeli accampati, ma era necessario che il servo vedesse con i propri occhi. Signore, noi conosciamo i problemi di diversi fratelli e sorelle, ma non possiamo risolvere la loro situazione. Tu invece puoi farlo, Signore. Fa che loro confidino in te, che si appoggino su di te. E io ti prego per le persone di cui sono a conoscenza, Signore, che hanno bisogno di essere incoraggiate, che hanno bisogno di vedere che non sono abbandonate a se stesse, ma che possono contare sul tuo aiuto, perché qualunque sia la situazione tu puoi intervenire. Non c'è nulla di troppo difficile per te, Signore. Perciò io ti prego in favore di tutti i fratelli e sorelle che si sono alzati, Signore, esprimendo il loro bisogno nella tua presenza. Infondi fede, infondi fiducia, infondi speranza. E grazie per quello che tu farai, e noi ci rallegreremo quando sentiremo le loro testimonianze di come tu sei intervenuto. Grazie Signore.
per la tua parola, grazie perché tu ci hai parlato anche questa sera e ti ringraziamo, Signore, e vogliamo riporre la tua parola nel nostro cuore, che fa scaturire fede e fiducia in te. Benedici il fratello Modugna, accompagnalo nel suo viaggio di rientro a casa, e grazie, Signore, per il suo ministero, per averci incoraggiato questa sera. E a te diamo tutta la lode, l'onore e la gloria nel nome di Gesù, il nostro Salvatore, con te benedetto in eterno. Amen. È valsa la pena venire in chiesa stasera? Allora un applauso al Signore. Gloria a Dio. Amen.